girò questo pezzo che è abbastanza in unione col romanzo precedente. Si direbbe una foisata, ma va bene perché io c'ho le mie fissazioni. Infilata la chiave nella serratura del portoncino piccolo, dentro il portale grande del cortile, che vivevano indissolubili come un padre e un figlio, o come due gemelli di misure differenti, si accorse che qualcosa ne impediva l'apertura e dovette sforzarsi non poco per spingere fino a quando non ebbe creato uno spazio sufficiente per infilarsi di taglio e penetrare nella corte. Così aveva capito che a osteggiargli l'ingresso era stata la vite americana, cresciuta a dismisura e attaccata ai legni del portale. Passiflora, glicine, edera, gelsomino, rincospermo e appunto la vite americana si erano avviluppati come serpenti costrittori su limoni, vischi, nespoli e su tutti quegli arbusti e alberelli che come Laocoonte e figli tentavano di conquistare una luce propria. E pareva che fossero naufraghi sul punto di annegare sotto la coltre verde e ferrosa dei rampicanti. Le piante grasse, spinose, intangibili, avevano prosperato nella loro succosa indifferenza, mentre interi cespugli di ortensie, si erano disseccati a tal punto da trasformarsi in palchi regali di cervi maschi. I convolvoli inariditi avevano compattato gli arbusti fino a sembrare teste ricce. E le piante che tutti conoscevano come lingue di suocera, lasciate libere di crescere nella loro tendenza all'illazione, erano arrivate a leccare il fondo della vaschetta da bucato di cemento, dove ancora, nell'apposito scomparto in cima al piano ondulato inclinato, si era incistata una secca scheggia ambrata di sapone di Marsiglia. E poi le dracene, che negli appartamenti paiono così esoticamente finte, dall'angolo di cortile in cui le aveva piantate Marianna, si erano trasformate in surrogati di palmizi caraibici, di quelli che nei poster delle agenzie di viaggio si sporgono sinuosi e liberti dall'entroterra alla spiaggia candidissima, fin verso la battigia cristallina. Quella selva in cui si era trasformato lo spazio che era stato di Marianna l'aveva impressionato fino alle lacrime, come se in qualche modo avesse disatteso l'impegno di custodire intatto quell'orto concluso. E invece no, non l'aveva custodito e non ci aveva pensato nemmeno. E quell'interno si era trasformato nel regno dell'incuria, nel groviglio amazzonico, nel caos senza ragione. Le piante non governate avevano lottato strenuamente l'una contro l'altra. Si doveva attraversare questo rigoglio prima di conquistare la porta finestra che dava in cucina, sbarrata anch'essa da piante munite di ventose da piovra e artigli da flagello. Sicché Domenico fu costretto a strapper via rami pulsanti, intere volute arteriose, gangli cistosi di bacche e bacelli, prima di guadagnare il nulla estremo, l'interno odoroso di sepolcro di quella casa disseccata dalla morte e dal silenzio. Grazie.